un'Italia totalmente rivoluzionata nel fisico, nel morale e nello spirito. Fa la storia al Millennium Stadium di Cardiff, dove batte per la prima volta in assoluto, da quando esiste le Sei Nazioni, il Galles, 21-22. Un'Italia che si era capito subito come gioco, come intensità, come cinismo, andrebbe anche detto. Infatti, la prima squadra ad andare in vantaggio è proprio quella di Crowley, con il calcio di punizione di Garbigia al dodicesimo, raddoppiato quasi subito da Padovani per lo 0-6. Poi, verso il 27esimo, l'errore in attacco di Brex dal via alla meta di Watkin e la trasformazione di Biggar, 7-6 per il Galles. Sarebbe stato un onorevole termine del primo tempo. E invece no, perché Garbisi al 31esimo e Padovani 2 minuti dopo fanno tornare l'Italia prima a più 2 e poi a più 5. Ma è nel secondo tempo, un secondo tempo difficile, non c'era quello smalto del primo tempo per l'Italia. Infatti va subito sotto con la meta di Lake e la trasformazione di Dan Biggar per il 14-12 temporaneo. L'Italia non si dà per vinta assolutamente e trova il calcio di punizione 5 minuti dopo di Garbisi per il 15-14 momentaneo, a 20 minuti dalla fine, a 24 minuti dalla fine. Ovviamente il Galles non ci sta a perdere al Millennium Stadium, anche perché ha fatto sì un buon Sei Nazioni, ma non ottimo. Sconfitte di misura. Infatti Adams, a 12 dalla fine, riesce a riportare in vantaggio i biancoverdi con la trasformazione di Dan Biggar. E qui tutti pensano, bene o male, è finita. L'Italia, sì, sconfitta con onore in Galles, come è stata quella contro la Scozia. Però non potrà, non riuscirà a vincere. E invece no, perché Capuozzo è un gran giocatore. Ha saltato gli avversari come Birilli, sembrava Courtland Stetter, per chi lo se lo ricorda, uno slalomista italiano anni 90. Poi la gentilmente porta a Edoardo Padovani, che non ha dovuto fare altro che schiacciarla in meta a 2 minuti dalla fine. E Garbisi ovviamente ha dovuto trasformare. Era una trasformazione abbastanza semplice, 10 metri, 5 metri dalla linea di meta, in posizione centralissima. Quindi con quel calcio trasformazione di Garbisi si è chiusa la parentesi negativa dell'Italia, che cominciava da quello Scozia-Italia 19-22 di anni fa ormai, con la metà tecnica che diede all'Italia di Conor O'Shea l'ultima vittoria prima di questa. Un'Italia impeccabile, con Monti Ioane sicuramente e Capuozzo una spanna sopra tutti, assolutamente. Capuozzo mi verrebbe da dire grande sorpresa, ma non lo è, assolutamente. Anche Ioane, infatti Ioane sembra veramente uno dei pochissimi giocatori dell'Italia che possa avere veramente un appeal internazionale. Infatti poteva giocare benissimo per la Nuova Zelanda, visto che è neozelandese. E Samoano potrebbe giocare anche per la Nuova Zelanda. Per quanto riguarda l'Italia, ottima prestazione oltre a quella di Capuozzo, anche di Garbisi e Padovani, senza dimenticare l'ottimo apporto di Brex, che non ha sbagliato niente in questa partita.
ottimi anche in elicottera Fuser, Marin, Padovani, Garbisi, che hanno messo a segno i punti dell'Italia, i 22 punti finali. Peccato per l'errore di Padovani, ma era un calcio da metà campo. Mi ha ricordato quel calcio, il calcio di Johnny Wilkinson nel Mondiale 2003. Però Wilkinson andò. Diciamo così. Piccole pecche di quest'Italia. Forse il non aver sfruttato alla fine del primo tempo quella mischia. Anche se nell'azione precedente c'era stata quasi la meta, però vanificata dall'arbitro perché ha pensato, vedendo il TMO, che Ioane avesse comunque sbilanciato il britannico gallese. Per quanto riguarda le sei nazioni dell'Italia, finisce qua, con quattro sconfitte, più delle volte onorevoli, e la vittoria oggi in Galles. In questo momento l'Irlanda sta pareggiando 0-0 contro la Scozia. L'Irlanda deve assolutamente vincere se vuole vincere le sei nazioni, perché la Francia è avanti di due punti. Poi ci sarà questa sera Francia-Inghilterra alle 21 a chiudere. E lì veramente ci saranno molte tensioni. Dipenderà molto da come finirà Irlanda-Scozia.